Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi porto un tutorial su Dragon Ball Legend. Come installare Dragon Ball Legend sul nuovo BlueStack 3N, l'ultima versione della piattaforma. E funziona veramente veramente bene. Ed è l'unico compatibile con Dragon Ball Legend appieno. E che lo trovi anche nel Play Store, perché con tutti gli altri neanche lo trovi. Quindi ottimo ottimo. E funziona perfettamente anche Harry Potter Hogwarts Mystery. Ma oggi andiamo a vedere come si installa Dragon Ball Legend su questo BlueStack, ragazzi. Devo ringraziare Blaziken perché l'idea in parte è stata trovata da lui. Ma vi darò anche un altro piccolo consiglio a tutti quelli che non sono riusciti ad installarlo. Vi farò vedere il procedimento perché non funzionava a voi, ragazzi. Andiamo a vederlo insieme. Allora, prima di tutto, My App, che cosa ci serve? Play Store, BlueStack, ExpressVPN, che ce l'ha consigliato Blaziken, lo ringraziamo ancora perché grazie a lui possiamo continuare anche la nostra serie, quindi grazie ancora. ExpressVPN ci servirà per cambiare in pratica la nazionalità in cui ci troviamo. Quindi è una VPN che ci trasferirà nei Paesi Bassi, Netherlands. Quindi ci darà la possibilità di entrare nel Play Store in maniera alternativa, perché attualmente in Italia Dragon Ball Legend non può essere scaricato, però è già stato rilasciato e dobbiamo anche sbrigarci perché ci sono appunto i bonus della pre-release che sono fino al 1° di giugno, quindi veloci. Allora ragazzi, andiamo prima di tutto ad aprire il nostro ExpressVPN, velocissimo, rapidissimo, il nostro nuovo emulatore. Allora, giustamente scegliete Netherlands da qui, Netherlands Amsterdam, eccolo qua ragazzi, e andate a connetterlo. Giustamente all'inizio questo programma vi chiederà un piccolo, diciamo, una piccola iscrizione soltanto con email. Sono 7 giorni di prova gratuita. Non vi chiederà niente, non vi chiederà pagamenti. Per questi 7 giorni avrete appunto questi free trial, in pratica una prova. Ok, adesso in pratica vedete qui in alto a sinistra c'è ExpressVPN ora connesso a Netherlands. Quindi siamo connessi con i Paesi Bassi, perfetto. Allora possiamo anche chiudere ExpressVPN che rimarrà attivo in background. Allora adesso dobbiamo andare precisamente System App, Google Play. Allora, vedrete che non è cambiato niente, in questo caso sono con il mio account. Ok, infatti ecco l'email, quella del nostro canale. Allora, come vedete abbiamo appunto l'account normale e se andiamo a scrivere Dragon Ball Legend non ci darà nulla, ci darà presto disponibile, quindi la pre-registrazione. Mi pre-registro intanto, ok. Mi sono pre-registrato, quindi sinceramente così sarebbe abbastanza inutile. Allora, dite a cosa è servito cambiare nazionalità. Allora, dobbiamo fare un altro piccolo procedimento che adesso vi faccio vedere. System, andate su sistema, quindi setting, impostazioni in italiano, assolutamente. E andiamo su app o applicazioni, dipende dal vostro smartphone. Giustamente questa è una cosa che avete visto già da Blaziken, ma tra un po' vi darò l'altro consiglio perché vedrete che a me non funzionerà. Allora, Google Play Store. Spazio di archiviazione, andate a cancellare tutti i dati, elimina i dati dell'app. Sinceramente a me non mi elimina niente, quindi l'ho fatto anche sul mio cellulare, funziona perfettamente, ok? In questo caso abbiamo fatto il reset dei dati dell'app di Play Store, quindi riconoscerà da capo tutta la situazione. Quindi riandiamo su Google Play e noterete una bellissima cosa che ci darà ancora registrati. Giustamente, visto che abbiamo fatto un passaggio a Netherlands, dovremmo fare un paio di volte l'apertura perché sicuramente si buggerà un attimo perché è più lento visto che stiamo dai Paesi Bassi. Ok, vediamo passare adesso parte. Perfetto, partito. Allora, se andiamo a vedere qui, vi accorgerete che Dragon Ball Legend, guardate, Dragon Ball Legend è ancora in pre-registrati, quindi registrato. Ok, quindi niente. Non ha funzionato a me, come a molti che hanno visto i video di Blaziken. Allora, adesso vi vado a far dare appunto un'aggiunta al suo video per dare una piccola zampa sia ai suoi follower che sia ai nostri. Ok, andiamo in account, che in questo caso è quello lì nostro con i Febbug, e dobbiamo andare a paese e profili, che sarà apparso soltanto dopo essere entrati nella VPN e ripulito la cache. Come vedete abbiamo Italia, giustamente con il mio nome che ormai conoscete tutti da Facebook, e posso fare passa al Play Store dei Paesi Bassi. Allora, facendo in questa maniera potremo andare nei Paesi Bassi. Non potrai usare il tuo saldo di Play o i tuoi metodi di pagamento attuali, non potrai cambiare di nuovo paese per 365 giorni, ci dice. Per completare di questa modifica potrebbero occorrere fino a 48 ore. Nel frattempo potresti non vedere i prezzi nella nuova valuta o potresti riuscire a fare acquisti. Ok, questa cosa sinceramente non succede perché io sono passato direttamente all'altro profilo senza alcun problema. Allora, io continuo perché tanto non dovrò pagare niente, quindi non ci frega nulla.
e dobbiamo andare per forza ad aggiungere un metodo di pagamento. Io questo giustamente lo farò off camera e aggiungerò un metodo di pagamento che è PayPal in questo caso. Dopo aver fatto questo procedimento vi troverete Dragon Ball Legend Bandai Namco gratis. Installa. Quindi potremo installare tranquillamente il nostro Dragon Ball Legend, ragazzi. Lo sto installando da BlueStack. Aspettiamo l'installazione e vediamo se funziona. Una volta installato Dragon Ball Legend potete andare tranquillamente a spegnere la VPN premendo sul tasto centrale. E apparirà VPN is off. Siete effettivamente tornati in Italia. Adesso l'unica cosa che dovete andare a fare è prendere il vostro Dragon Ball Legend e a farlo partire. Ok ragazzi, siamo riusciti nel nostro intento. Dragon Ball Legend funziona su BlueStack 3N. Con l'escamotage l'abbiamo scaricato appunto dai Paesi Bassi e adesso abbiamo la possibilità di giocarci tranquillamente dal nostro PC, con audio e qualità video molto migliori in confronto a uno smartphone. Quindi ragazzi, 300 like, condividete il video, iscrivetevi al canale se siete nuovi, lasciate hashtag Dragon Ball Legend qua sotto nei commenti per ricevere un cuoricino e anche hashtag BlueStack 3N che funziona veramente bene. Troverete tutti i link in descrizione anche del sito di BlueStack. Ci vediamo al prossimo video!